an das deutsche Volk. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Elso Fairon 4 con la nostra Great War Mod, con il nostro impero tedesco. E ragazzi, siamo qui perché continuiamo la nostra fantastica guerra, tra virgolette fantastica ovviamente. Sto pensando di attaccare Lettonia ed Estonia, però devo vedere un'altra cosa importante. Allora, come potete ben vedere, la Russia proprio non c'è più, solamente c'è l'impero del Giappone, così a caso. I British Raja, che non so se è in guerra contro la Russia. C'è l'Australia, il Canada, il Bhutan, Nuova Zelanda, Oman, un bel po' di nazioni. Ma quelle più importanti sono Francia, Inghilterra e Tunisia. Ebbene sì, la Tunisia. Noi dobbiamo cercare di proteggerci dagli attacchi qui in Africa, anche se possiamo avanzare tranquillamente qui. Qua c'era la ribellione, che ora non ha molto senso, quindi lasciamo perdere. Due sono queste unità, quindi facciamo confine occidentale. La Danimarca, anche questa va qui. Nel comune d'Africa, ok, la linea di difesa per ora si trova qua contro gli italiani, quindi nel caso mettiamo già. Poi mettiamo un generale a questo, mettiamo Alfred von Tirpitz di nuovo. Attenzione, ha allargato così tanto, cioè quante divisioni hai tu tipo? Ah, ecco perché. Beh, avere quasi 72 divisioni, non è poco. Ah, ecco perché. Ha allargato. Seguiamo la storia. Ci vuoi diventare. Cioè, facciamo il compo fascista. Voglio vedere se la Germania si arrende o se sopravvive, cioè o se continuiamo a combattere o no. Quindi facciamo così. Nostra Ungheria cosa fa invece? Un emerito, cazzo. Intanto l'Italia stranamente non partecipa. Qui c'è da tipo 3 anni una guerra di trincee in cui nessuno fa niente. In tutto questo solamente la Russia è capitolata e l'impero ottomano sta avanzando. E anche noi un po'. Un po' però, Qua avanziamo un po', però non è che succede più di tanto, insomma. Come potete vedere, ho visto proprio adesso in Belgio, dopo 2 anni, tipo, anche se una tensione sembra sudicia, ma ne sembra 29%. E però no, stavolta non sono solo, perché come c'è Monchi Ciopposo, il suo link è in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Enclave, in cui noi faremo i massoni per conto suo. In poche parole sì. Ora, potete vedere la guerra qua fa schifo a cazzo, non è successo niente. Ah no, una cosa sì, l'Unione Sovietica ha vinto come dovrebbe essere, l'Italia non ci ha attaccato come non dovrebbe essere. Gli ottomani stanno attaccando l'Africa, va bene, ok. E ho perso tutte le unità in Sudafrica, anche se prima l'avevo capitolata, però poi mi hanno subito fatto un manz e quindi è
quindi mi hanno abbattuto. Però non fa niente, cioè non è una terra tanto ricca, infatti non c'ho quasi un cazzo. Solamente nella parte in cui noi non c'eravamo teneva i materiali, guarda caso. Comunque, vediamo se riusciamo a vincere. Siamo, come vedete, siamo diventati fascisti a causa del colpo fascista. Però ragazzi, adesso volete che continui questa serie oppure in questa serie ne comincio un'altra, perché ci sarà sempre questa guerra qua e non so se riesco a finirla, perché cioè rimanere qui per 2 anni e non fare un cazzo non è molto bello. Tu che ne pensi, Monkey? Bah, allora guarda, io credo che debbano decidere loro, i tuoi iscritti, però se vuoi la via potresti, cioè vedo, sto guardando un po' i vecchi video, ecco, secondo me potresti anche, ecco, iniziare una nuova serie, anche perché sei avanzato poco in territorio francese e quindi... Anche perché più che altro sono avanzato in Africa. Sì, l'Africa è un po' inutile. Sì, e ho conquistato anche qualche territorio della Russia. Però se, allora ragazzi, ditemi cosa ne pensate, perché se io devo continuare a fare episodi su episodi in cui si vede solamente il mio esercito che rimane qui fermo, non ha molto senso. Quindi decidete voi cosa fare. E quindi ragazzi, questo video finisce qua. Grazie per aver visto questo video. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, 4 secondi. Commentate soprattutto per dire la vostra su queste serie. Condividete se volete. E noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi. Saluta. Vabbè, buona giornata.